Andrea Barili, siamo in questa location dove la tradizione si rinnova da generazioni. Sì, praticamente sono tre generazioni. Tutto parte da mio nonno, che praticamente produceva i mattoni di cemento, i classici mattoni tavelloni, quelli con la scaglia di marmo. Poi c'è stata la seconda generazione, quella appunto di mio padre, con cui si sono, diciamo, iniziata l'avventura nel campo dell'arredo bagno, quindi pavimenti, rivestimenti, per arrivare alla terza generazione, quella mia e di mio fratello, con cui abbiamo incominciato l'inserimento, quindi l'ampliamento di gamma, dal parquet alle porte, agli infissi. E questa sera, per ultimo, l'arredo da giardino, completato anche dall'applicazione dei materiali per ciò che riguarda l'utilizzo da esterno. Poco tempo fa si utilizzava esclusivamente la pietra, invece adesso ci sono dei materiali in gres porcellanato che si prestano perfettamente all'utilizzo per esterno, addirittura anche con pose a secco tipo i pezzi speciali per le piscine. Prima esistevano solo delle griglie in plastica, invece adesso i pezzi speciali possono essere fatti appunto in gres porcellanato. Per arrivare appunto ai complementi solito da giardino, dove ci sono una svariata e migliaia di soluzioni disegnate anche da architetti importanti come l'Urchiola, per esempio, che ha disegnato questi tavoli che sono qua, per esempio, qui davanti a noi. Quindi vuol dire che anche sempre di più c'è l'esigenza di accomunare l'arredo interno con l'arredo esterno e quindi avere questa continuità tra gli ambienti. Non a caso, per esempio, anche gli infissi non sono più visti come un elemento fine a se stesso, ma un elemento d'arredo, con questi profili che scompaiono, le porte dove sono diventati essenziali, minimali. Quindi c'è questa evoluzione, ormai siamo in una fase di cambiamento importante verso quello che sarà sicuramente un futuro diverso. Come sta cambiando il design dei mobili da giardino? I mobili da giardino sono oramai evoluti, abbiamo un design estremamente forte, sono circa 10 anni che operiamo con stilisti internazionali e il prodotto out non è più un prodotto out confinato all'esterno, ma è un prodotto in e out. Anche il gazebo può diventare un elemento di arredamento? Ci stiamo sempre più proiettando con la possibilità di poter chiudere questi spazi con vetrate o con strutture in PVC che, ecco, ci permettono non solo di vivere nel periodo estivo, ma bensì anche nei periodi autunnali e primaverili, per poter avere un comfort sempre maggiore. Nuovo design, nuovi materiali anche nei pavimenti. Sì, parliamo di materiali spessorati a 2 cm e adatti all'utilizzo diretto sul terreno, perché si possono appoggiare direttamente sul terreno, che hanno cambiato un po' l'utilizzo del pavimento, inteso come un cambio nella cultura della posa. Non abbiamo più bisogno di colle, li appoggiamo semplicemente sul terreno o li posiamo su sostegni plastici per realizzare veri e propri pavimenti sopraelevati. Who bring the positive groove. La piscina o la mini piscina adesso diventa elemento di arredamento anche per terrazze, per giardini, per piccole location. Assolutamente sì, la mini piscina oggi è diventato un prodotto che si ambienta benissimo con l'ambiente circostante, appunto, prodotto di design o inteso come spa americana, che può essere utilizzata sia all'interno ma sempre di più all'esterno.
Ma com'è possibile poter posizionare una piscina su una terrazza? Ma oggi si bada molto al design, ma anche all'utilizzo, appunto, quindi ci sono nuove opportunità e possibilità di avere mini piscine adatte ad ogni solaio, quindi assolutamente nessun problema dal punto di vista di tenuta e di peso. Although others may.